Chalalala, vengo de Cuba, vengo del monte. Negro que canta al son de sisonte. Mi lengua dispara como una metralla. ¿Dónde está la mami que salte pa' la valla? Te traigo este ritmo que viene de Italia. Pregúntale a Mayusha, Caruso y Valenciano. Esos son mis socios que son valentinos. Vamos allá mi gente, party va las manos. Oye, pregúntale a Mayusha, Caruso y Valenciano. Esos son mis socios, son palermitanos. Acabo de año, mira, haciendo reggaetón cubano. Para todos mis hermanos, repito, vamos allá mi gente, party va las manos. Hay que discura pa' que mueva la cintura. Chalalala, vengo de Cuba, vengo del monte. Negro que canta al son de sisonte. Mi lengua dispara como una metralla. ¿Dónde está la mami que salte pa' la valla? Te traigo este ritmo que viene de Italia. Pregúntale a Mayusha, Caruso y Valenciano. Esos son mis socios que son palermitanos. Vamos allá mi gente, party va las manos. Oye, pregúntale a Mayusha, Caruso y Valenciano. Esos son mis socios, son palermitanos. Acabo de año, mira, haciendo reggaetón cubano. Para todos mis hermanos, repito, vamos allá mi gente, party va las manos. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí.
shimmy y'all, shimmy yam, shimmy yay. Dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one. Quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios, suave. Cuando tú me besas,
Main sponsor del Carnevale di Acireale, Piazza Oro Gioielli. Innovasol Energy Solution. Compagnia della Bellezza Air Collection. Kinder.
prova. Attenzione, prego, chiediamo la linea al palco. Ci dispiace deludere tutti coloro che stavano ballando in piazza, ma siamo pronti per dare le graduatorie e chiaramente i saluti finali per l'edizione 2024 del Carnevale di Cireale, il più bel carnevale di Sicilia, ma non solo, e ne sono sempre più convinto, cari amici. Il tempo di sentire l'inno del carnevale, a centro do munno, come vogliamo essere veramente con le vostre grandi realizzazioni, con la grande partecipazione e con tutto quello che il carnevale quest'anno ha offerto. Inno e subito dopo le graduatorie e i saluti. Punenti, tasti mura barocchi, vai o passiano cicchione e poi nenti, sittato sopra sta conca, e spada na ronca, non re senza corona, senza regina nel regno che onta, sogno io carnevale, perché tu che vali, sono io carnevale. Parrini, libido, passari e un film di fellini, sotto a mia mille lazzi, 100 maschi reggizi, 200 sfilazzi, 100 colori e un mondo di pazzi, e io carnevale, perché tu che vale, ed io carnevale. Ci saluto un sorramo, tempo più non avemo, e inutile vino che avete ammortamo, tinto giorno che passi, che fai solo mi lassi, stasera conto li passi, finero i piaceri, finero le spassi, io cao carnevale, perché ciò che vale, gioco carnevale, per quello che vale. Questo è l'inno del Carnevale 2024, cantato e prodotto dai Beddi, gruppo locale acese che ci ha fatto questo bel lavoro di identità del Carnevale 2024. Quando si arriva, cari amici, al momento finale, alla lettura delle graduatorie dei vari concorsi che caratterizzano il Carnevale, nella trepidazione dell'attesa e nella vana speranza
di non deludere nessuno dei partecipanti, si incomincia ad avvertire la stanchezza, stanchezza di grandi giornate di lavoro che non iniziano con l'apertura della manifestazione, ma molto tempo prima, e spesso tra mille incertezze, al fine di mantenere quegli standard che una manifestazione come il Carnevale, tra le più importanti d'Italia, deve mantenere. Oggi possiamo dire di avercela fatta. Il consenso ricevuto dalla presenza di un pubblico straordinario in tantissime delle giornate della manifestazione ci riempie di orgoglio e cogliamo questa occasione per ringraziarvi. Il pubblico dei grandi numeri è il sale di una minestra che ogni anno rendiamo diversa e tutta da gustare. Naturalmente attraverso le opere che i nostri maestri artigiani portano in piazza. Grazie al pubblico che anche quest'anno da ogni parte della Sicilia, dell'Europa e del mondo ha scelto di vivere da protagonista il Carnevale di Acireale. Vorrei, a nome della Fondazione Carnevale, anche se qui al mio fianco c'è il presidente dottor Nando Ardita, insieme al sindaco, ingegnere Roberto Barbagallo, ringraziare quanti hanno lavorato alla realizzazione di questa manifestazione. E vi dico un numero che per certi versi vi stupisce, ma è reale. Oltre 1000 persone tra artigiani, artisti, collaboratori delle varie associazioni di lavoro, componenti di bande, gruppi di animazione, tecnici, partecipanti ai vari concorsi, dai più piccoli dei bambini in maschera alle scuole in maschera, ai loro genitori, a coloro che li preparano, ai componenti del CDA della Fondazione, giovani che hanno dimostrato di amare questa manifestazione per la quale lavorano gratuitamente e incessantemente. Un mio personale ringraziamento poi va a due amici che sono qui al mio fianco, che ho ritrovato con il mio rientro al Carnevale: il presidente della Fondazione, dottor Nando Ardita, e il sindaco, ingegnere Roberto Barbagallo. Grazie a voi. Ho avvertito, dopo alcuni anni di pausa al Carnevale, l'emozione che forse ho provato solo nell'edizione 1985, quando per la prima volta, dopo anni di annunci di bambini dispersi, mi fu dato l'incarico di speaker ufficiale del Carnevale. Grazie, grazie di cuore. Ringrazio anche la grande forza lavoro degli uffici, i funzionari, gli impiegati, gli uomini di radio, e sono sicuro di dimenticare chissà quante altre persone. Una particolare nota di merito va alle forze dell'ordine, costantemente presenti e pronti a vigilare, orientare e far star bene masse di persone con numeri da capogiro che, grazie anche alla loro presenza, riescono a divertirsi all'insegna del Carnevale, elegante e sicuro. La polizia, i carabinieri, i vigili urbani che insieme alla protezione civile e a tutte le associazioni di volontariato garantiscono il circuito, anche con la presenza attenta di medici e ambulanze, offrendo un pronto intervento qualora ce ne fosse bisogno. Una nota di particolare rilievo la devo fare per un carissimo amico che è Gaetano Torisi. Gaetano Torisi da 50 anni ci ha garantito, dico 50 anni, sono tanti, attenzione, sono veramente tanti, ci ha garantito che le nostre parole al microfono e la nostra musica hanno raggiunto milioni e milioni di persone che negli anni sono venuti nel circuito del Carnevale. Quindi festeggeremo Gaetano Torisi nei prossimi giorni con una specifica azione dedicata a lui. Grazie comunque per il lavoro svolto. E infine un fortissimo grazie alle aziende sponsor della manifestazione, prestigiose aziende che hanno contribuito alla valorizzazione del nostro Carnevale con la loro partecipazione. Abbiamo allestito
un apprezzato cartellone di spettacoli che rappresenta la ciliegina sulla torta. Il saluto chiaramente anche agli altri enti coorganizzatori della manifestazione, cioè la Regione Siciliana e il Ministero dei Beni Culturali, che è sempre a fianco a noi. Bene, credo e spero di non aver dimenticato nessuno e cedo la parola al presidente della Fondazione Carnevale, dottor Nando Ardita. Grazie Giulio. Perfetto, ora ci siamo. Allora, io dico grazie a tutti i cittadini che sono presenti oggi qui nell'ultimo giorno del nostro carnevale. Giulio ha ringraziato tutti e di conseguenza io non lo faccio, però vorrei dedicare questo scorcio di fine carnevale ai maestri della cartapesta, che sono i veri protagonisti del nostro carnevale. Tra poco si apriranno le buste e, come in ogni concorso, si arriva alla classifica finale, che normalmente fa felice uno e scontenta tutti gli altri. Ma è importante ricordare una cosa, che il valore di un artista non si esaurisce in un solo risultato. Certo, la delusione per chi non vince è comprensibile, tuttavia è fondamentale sapere accettare la sconfitta con sportività e trarne insegnamento per il futuro. Ogni associazione ha presentato un'opera con la propria unicità e il proprio talento, e sono veramente delle opere d'arte tutte. E questo è ciò che conta davvero. Le classifiche, le graduatorie, sono solo uno strumento per dare un ordine, ma non sono la misura definitiva del valore di un artista. E voi siete dei veri artisti. Insomma, la classifica finale è solo un tassello di un mosaico più grande. Il vero premio è il viaggio che ogni concorrente ha intrapreso con i suoi sacrifici, le sue soddisfazioni e le sue lezioni di vita. Il successo, come qualcuno diceva, non è una destinazione, ma un viaggio, e la strada è costellata di ostacoli e di tante prove. Bisogna ricordare che il vero premio è la soddisfazione di avere fatto del proprio meglio e di avere condiviso la propria arte con la gente, con tutti i cittadini. Quindi a tutti i maestri cartapestai che hanno partecipato al concorso dei carri allegorici 2024, sia di categoria A e sia di categoria B, dico: continuate a creare, continuate ad emozionare, continuate a stupire. Il vostro talento è prezioso e Acigliale ha bisogno di tutti voi, sempre. Viva il Carnevale di Acigliale, viva Acigliale! E cediamo il microfono al sindaco della città di Acigliale per un suo saluto. Grazie, buonasera a tutti. A conclusione di questa manifestazione al Carnevale 2024, desidero personalmente ringraziare la Fondazione tutta e il presidente Ardita per l'impegno profuso nella costruzione e nella realizzazione di questa manifestazione. Anch'io ringrazio tutti i carristi, i cantieri, e soprattutto dedico un ringraziamento particolare, non me ne voglia nessuno, a tutti i ragazzi, ai giovani, a coloro che hanno partecipato nelle categorie minori realizzando delle opere in cartapesta, seppur piccole, perché sono il nostro futuro, sono il futuro della manifestazione. Mi riferisco ai piccoli carri in miniatura, mi riferisco alle maschere isolate. Non ho nulla da dire sulle grandi opere, tutte le abbiamo viste, tutte opere straordinarie, una più bella dell'altra, e mi voglio dedicare al futuro proprio
cercando di invogliare questi giovani a andare avanti e a partecipare alla vera manifestazione. L'idea dell'amministrazione, poi lo vedremo insieme alla fondazione, è quella di il prossimo anno provare a realizzare un carro nostro anche fuori concorso con tutti questi giovani, con coloro che quest'anno hanno gareggiato, mi riferisco ai ragazzi di 16 anni, magari con qualche tutor che li accompagni, perché da subito bisogna inserirli in questo mondo. Hanno dimostrato per diversi anni di avere questa voglia e quindi dobbiamo premiarli e dirgli di andare avanti, proprio perché il ricambio generazionale è importante. Chiaramente abbiamo bisogno di un'infrastruttura totalmente diversa rispetto a quella che oggi è presente, per tanti anni ci ha garantito la manifestazione, ma questo è un discorso che ragioneremo più in là. Non mi voglio dilungare, voglio semplicemente dire a tutti coloro che hanno collaborato ai 1000 di cui parlava Giulio Vasta, alla cittadinanza, perché le chiusure in città hanno, come dire, dato anche un minimo di disturbo a chi abita nel centro storico, e soprattutto a tutti coloro che in queste giornate meravigliose sono venute in città, hanno girato, hanno visto le realizzazioni, il barocco, la città di Acireale. Grazie per essere stati nuovamente nella nostra città. Cercheremo in futuro di fare del nostro meglio, di migliorare ancora di più una manifestazione che ormai è rodata, di migliorare nei servizi, e questo è quello che vogliamo realizzare, vogliamo ottenere, questo è il nostro obiettivo. Mi fermo qui, non mi voglio dilungare, adesso passeremo alla graduatoria finale del premio, e sarà una graduatoria come sempre, come abbiamo detto, libera da condizionamenti, libera perché sono state persone, e qui di lato a me c'è il presidente Antonio Presti, che ringrazio, tra l'altro professionisti anche del settore, che hanno giudicato obiettivamente i carri, le realizzazioni dei nostri maestri, che ripeto sono tutte meravigliose, lo ha detto il presidente e lo ribadisco io. Quindi grazie per quello che avete fatto, per quello che avete realizzato, grazie, e lascio la parola al presidente Antonio Presti. Niente, soltanto un piccolo saluto, un pensiero di rispetto. Io sono il presidente della giuria, e il rispetto più grande, il premio più grande questa sera penso che va consegnato alla città di Acireale, ai cittadini che hanno gestito anche con questa gestione di autotutela, di senso civile, queste giornate. Sono state giornate di bellezza, anche se sabato abbiamo avuto un momento apparentemente un po' triste, ma queste sono le prove anche di quel cuore, di quella passione. Sabato eravamo un po' tristi perché pioveva e i carri tornavano a casa, io ero presente. Ecco, però questa tristezza ha manifestato questa coralità di una comunità. Quindi stasera il primo premio vero, autentico, va ai cittadini della città. Dei cittadini che devono continuare questo rito, perché in una società contemporanea dove manca il rito, ecco, questi carri non sono più carri allegorici, non sono più carri carnascialeschi di questo periodo di carnevale, ma sono delle macchine che restituiscono il sogno. Ecco, in questo momento che siamo un po' tristi, restituire la visione del sogno attraverso queste macchine è sicuramente la visione più bella che abbiamo tutti vissuto in questi giorni, sognare, soprattutto per i ragazzi che sono un po' spenti da questi telefonini, portarli in mezzo al sogno e vivere il sogno è la cosa più bella che ancora oggi possiamo fare. E questa è la bellezza di questa città e dei suoi cittadini. Io sono qui come presidente della giuria, lo dico a tutti gli amici artisti che hanno collaborato alla realizzazione di queste macchine stupende, che il premio è un qualcosa che abbassa, il premio è un qualcosa che non premia, e non premia un vincitore, e non ci sono perdenti.
Noi nel valutare il giudizio di tutti i carri, di tutti i lavori, ci siamo anche preoccupati, ecco, di non mortificare di più uno o esaltare più l'altro, perché dietro questi carri, non dimentichiamo, c'è un anno di grande sacrificio e di grande lavoro che non si mortifica con un premio in più o un premio in meno. Ha vinto la città, hanno vinto tutti, certamente ci sarà un primo in graduatoria, ma non è quello il valore. Quindi lo dico per tutti quelli che non saranno primi, sono primi a prescindere, perché l'opera è corale, non è di un gruppo, ma è di tutta una maestranza che deve continuare e consegnare, come diceva bene il sindaco, alle nuove generazioni un valore di tradizione, di storia, di cultura, perché la cultura non è un quadro, una scultura, un carro, la cultura è una comunità che ancora oggi si sente unita e coesa in questo abbraccio di città. Viva Cireale e viva tutti gli artisti. Grazie. E grazie al maestro Antonio Presti, presidente dell'Associazione Fiumara d'Arte e presidente della giuria di quest'anno. Signori, si passa all'atto concreto dell'apertura delle buste e si inizia con il premio speciale Camillo Ardizzone, che è alla quinta edizione ed è un premio che va proprio ad un giovane. L'associazione Ardizzone Scenografie, nata appunto da Camillo Ardizzone, carrista storico di questa città, assegna il premio Camillo Ardizzone ad Andrea Grasso. In lui abbiamo visto tanta passione, amore, tenacia e soprattutto tantissima voglia di apprendere, che gli ha permesso di distinguersi in questa manifestazione, dando così un grande contributo al Carnevale di Acireale. Quindi premio Camillo Ardizzone ad Andrea Grasso. E si prosegue con il concorso Carri in miniatura. Apriamo la busta per vedere chi sono i premiati, chi sono i vincitori in questo concorso. Si inizia con, sono diverse categorie, categoria B e categoria A, e quindi iniziamo con la categoria B, partendo dal decimo posto che va a Daniele Volpe, The Failor and Ravens. Nono posto, Samuele Gaccio Cicchello, Il futuro, un'ipotesi. Ottavo posto, Francesco Siracusa, Autostop. Settimo posto, Vera Murabito, Lo specchio dell'anima. Sesta posizione per Giuseppe Musmeci, Forever Young. Quinta posizione per Giulio Franceschino, Miseria e nobiltà. Quarta posizione per Giulio Pugliatti, Siamo tutti figli di Acireale. E andiamo al podio. Al terzo posto, Gabriele Maria, Animali allo sbaraglio. Primo classificato, Lucio Sebastiano Scantura, La prossima mossa. Secondo posto per Nicolo Vecchio, Eureka. E questa è la categoria B del concorso Carri in miniatura. Per la categoria A, decimo posto ad Emanuele Barbagallo e Samuele Sardo, I was born to love you. Nono posto per Gabriele Franceschino, Bellezza reale e acireale. Ottavo posto per Gabriele Puglisi, Che viaggio fantastico. Sesto e settimo posto ex aequo per
Danilo Amico e Raimondo Russo, Chi vuole essere lieto sia, e Salvatore Lipira, Trend, L'inganno della rete. Quinta posizione per Alberto Siracusa e Carnevale, Stress, lasciami stare. Quarta posizione per Alessio Battiato, Il giardiniere dei sogni. Terza posizione per Mario Riolo, La corrida. Attenzione, vince questa categoria A per il concorso carri in miniatura Pura Energia di Santi Aurora e Floriana Privitera. Secondo posto per Lucio Trovato, Let's Save the World. E ancora per il concorso carri in miniatura viene assegnato come ogni anno il premio Davide Greco, assegnato a Giulio Franceschino con la seguente motivazione: per l'impegno profuso e il talento dimostrato. E si procede con l'apertura della busta relativa alle maschere isolate. Unica graduatoria per le maschere isolate, si va con l'ottavo posto a Daniele Volpe, La lampada dei sogni. Settimo posto per Associazione Nuove Frontiere, Laurea in ignoranza. Sesta posizione per Francesco e Manuel Urso, Supereroi. Quinta posizione per SOS di Sardo Cataldo, Lucia Scalia e Gabriele Longo. Quarta posizione per Alla ricerca della fantasia di Danilo Amico e Salvatore Cento Amore. Terza posizione per La mossa giusta, Alberto e Martina Siracusa. Prima posizione. Viva la vita, Gianluca Drago. Seconda posizione, Import Export Made in Sicily, ditta Carmelo Spinosa e Laura Laudani. E adesso dico una cosa storica. E attenzione, volevano sentirlo dire, tanta gente mi ha detto, questo è attenzione, è qualcosa di storico che ci ricorda il passato. E attenzione, siamo al concorso carri allegorici, categoria B. Quarta posizione va all'Associazione Culturale Leotta Raciti, Ultima neve di primavera. Terza posizione va a Carpe Diem, Afferra il giorno, Associazione Culturale MSM. Prima posizione Chissà se stai sognando, Associazione Culturale Arte e Cultura di Paolo Cavallaro. Seconda posizione in rotta di collisione dell'Associazione Culturale Coco. E questa è la situazione per la categoria B dei carri allegorico-grotteschi.
Siamo alla categoria A. Quinta posizione va ad Allerta Meteo dell'Associazione Culturale Cantiere Persichino e Messina. Quarta posizione, Open Tu Meraviglia dell'Associazione Culturale Principato Mario. Terza posizione in classifica, per Cogli l'attimo, Carpe Diem dell'Associazione Cavallaro. Si classifica al primo posto per la categoria A, concorso carri allegorico grotteschi, l'Associazione Culturale Ardizzone, Io Capitano, secondi classificati, Viaggio Spazio Temporale, Un Futuro da Riprogrammare, dell'Associazione Culturale Scalia Fichera. E parte un applauso. I componenti della giusta, della fondazione. E prima del saluto e dell'arrivederci, mi diceva giustamente il presidente della fondazione di dare anche un nome ai componenti della fondazione, che è composta da Donata Cottone, Dario Liotta, Rosario Cavallaro, Luciano Barbagallo, Sebastiano Castorina, Silvio Giarratala. Grazie a voi, l'ho detto prima, tutte persone che si spendono veramente per il carnevale. Che dire, amici, l'appuntamento è per la Festa dei Fiori per il 26, 27 e 28 aprile. Vi stupiremo anche con i carri infiorati e per il carnevale. Arrivederci al 2025. Grazie a tutti, buonanotte.